Ciao Linda, grazie di essere qua per Slow Wine. Grazie e anche quest'anno che bello venire a trovare la Pietra del Focolare. Ecco, la tua famiglia, la storia del tuo territorio. Ebbene, dai, stiamo bevendo un ottimo Carice di Vermentino, ma prima di tutto raccontaci perché la Pietra del Focolare racconta così bene il territorio di Luna. Grazie, grazie per essere tornati a trovarci. Noi siamo una piccola azienda di nicchia dei Colli di Luni, siamo nell'estremo Levante Ligure e ci troviamo proprio qui nel cuore della Liguria di Levante. E la nostra azienda, la Pietra del Focolare, nasce proprio dalla famiglia e tutt'oggi è sempre condotta dalla nostra famiglia. E la pietra ricorda il mio babbo, il focolare invece la mia mamma, e io sono diventata poi il calore che riscalda questo focolare. E ad oggi abbiamo circa 7 ettari e mezzo, sono distribuiti su 16 piccoli fazzoletti di terra che arrivano da 50 metri altitudine sul livello del mare fino a circa 300. Molto ligure, ma questa parcellizzazione estrema proprio. Esatto. Adesso stiamo bevendo il frutto di una di queste parcelle, soprattutto con il vitigno forse che più racconta Luni e quindi anche la vostra azienda, il Vermentino. Il Vermentino che è da sempre un po' protagonista. Il Vermentino che è proprio il principe dei Colli di Luni, ma in particolare anche della nostra azienda. Noi ad oggi produciamo anche 7 espressioni di Vermentino. In tutti questi anni abbiamo cercato di valorizzare tutte le varie altitudini, i suoli che ci offre il nostro territorio, e in particolare con il Sole Arancio, che è il nostro vino un pochino più di nicchia e anche più rappresentativo dell'azienda. Siamo nella zona della Sarticola, che è quella, insomma, la più vocata, si può dire, del nostro territorio. Una delle vigne più famose e conosciute di Liguria, d'altronde. Esatto, sì. Quindi dove si trova? Ecco, perché poi ci troviamo sopra le colline del Sole, siamo a circa 300 metri di altitudine sul livello del mare, con una bellissima vista sulla Val di Magra. Lì abbiamo dei suoli particolarmente importanti e belli, abbiamo questa terra rossa che viene data da scisto e galestro rosso, e sono vigne medio e vecchie. E da lì riusciamo ad avere delle rese molto basse, lavorando sui 30-40 quintali ad ettaro, riusciamo poi ad avere, anche grazie a questa bella escursione termica e anche una bellissima esposizione, direi, a sud-est e a sud-ovest delle nostre vigne, poi nella bottiglia, appunto nel nostro Sole Arancio, una bella espressione di Vermentino, un Vermentino, si può dire, di un Vermentino di buon umore, quindi elegante, fine, però anche di buona beva e anche di struttura e di corpo. Non resta che assaggiarlo. Esatto. Grazie per la vostra ospitalità e buon Slow Wine a tutti. Grazie.